che recupera il senso più importante. Cioè, le veline erano le notizie di guerra che arrivavano, e quelle veline che arrivavano salvavano l'intero battaglione. Quindi Eliana mi salverà l'intero battaglione oggi. 11 giugno 2012, siamo qui ai giardini dedicati a tua madre Silvia Ruotolo per ricordarla con una manifestazione che sa di gioia, di colore. Tutto ciò che libera è tutto ciò che unisce, Alessandra. Sì, perché fare memoria costa, è doloroso, però ti dà la benzina per farlo soltanto vedere che serve a qualcosa e sapere che tutte le realtà che oggi hanno animato e ci saranno per tutta la giornata qui oggi trovano la loro benzina proprio perché hanno deciso di fare della memoria di tante vittime innocenti come mia madre la loro energia. Ecco, questo veramente la fa profumare di vita. Sai, questi giardini erano un luogo e mi piace pensare che questo è un inizio, proprio perché portano il nome di mia mamma, devono essere non solo belli come lei, ma belli per l'innocenza che porta lei e che portano tante storie come la sua in questa città. E poi c'è una rete sociale di Napoli bella, sana, che ha tanta voglia di fare e lo fa veramente per amore e basta. E oggi qua vuole parlare al Vomero, vuole parlare a questo quartiere, veramente perché deve profumare di cambiamento questa piazza. E pensare che le cose non cambieranno e pensare che tutto è stupido e tutto inutile, che offende la memoria di mia madre. Invece essere qui vuol dire impegnarsi, vuol dire sentirsi vivi, vuol dire crederci e quindi fare veramente memoria. Sono tanti ragazzi che animano e che animeranno questa piazza, questi giardini quest'oggi. Com'è nata la Fondazione Silvia Ruotolo? Cosa si prefigge? È nata perché noi ci siamo costituiti parte civile in un processo penale e il processo penale è la sconfitta, cioè gli esecutori sono tutti in carcere, hanno avuto l'ergastolo e noi come famiglia abbiamo avuto risarcimento, quindi dei soldi. Sono tutte cose che non sono in grado di darci un'emozione positiva rispetto al ricordo di mia madre. Dare invece vita a una fondazione che porta il suo nome e far profumare quindi il suo ricordo e quello che le è successo e darle un significato attraverso l'incontro con i ragazzi più in difficoltà in questa città e soprattutto con quelli che provengono dai carceri minorili. Oggi non c'è la realtà di Nisida, ma ci sono i ragazzi che con le scuole hanno lavorato con loro, che racconteranno. C'è la realtà di Arola, l'altro carcere penale minorile. Ecco, credere in quel ragazzo e dargli uno strumento è forse l'unico vero modo per andare contro la cultura criminale che ha ucciso mamma. Alessandra, hai la telecamera a disposizione, gli spettatori di RoTV Italia e tutti quelli che ci seguiranno, un messaggio a tutti i giovani per avvicinarsi a Libera, per avvicinarsi al coordinamento, alla Fondazione Silvia Ruotolo. Ma che noi abbiamo diritto a pretendere un cambiamento e abbiamo proprio il dovere di fare la nostra piccola parte. E poi alcune volte penso che per me forse è tanto difficile, ma forse è facile perché sono stata colpita direttamente e quindi ho metabolizzato tutto questo. L'emozione più grande me la date i tanti come voi e tanti altri che lo fanno e lo fanno per la loro grande sensibilità, perché riuscite a diventarci fratelli, no? Perché sentite la stessa ingiustizia e provate lo stesso disgusto che provate noi. E il sangue di mia mamma e di tanti nomi che conosciamo, Teresa, qua ci sono tante famiglie, la famiglia di Paolo Siani, la famiglia di Avella, di Matilde Sorrentino, di Buonocore. Ecco, voi vi stringete a noi e ci diventate veramente fratelli, perché poi c'è anche il sangue della nostra libertà che se ne va a quel paese ogni qualvolta dobbiamo anche provare il pregiudizio nei confronti delle cose e non essere orgogliosi della nostra Napoli, che però sta già cambiando. Diciamo che sta già cambiando, non che deve cambiare, sta già cambiando. Questi giardini oggi sono cambiati e diventeranno così e lo saranno anche tra 10 giorni. Non si sono solo messi un vestito bello per un'occasione, perché non è retorica quello che facciamo. Grazie ad Alessandro. Oggi siamo con il nostro sindaco qui a Piazza Medaglie d'Oro per ricordare Silvia Ruotolo, a 15 anni dall'assassinio. Signor sindaco, c'è stato Bertolt Brecht che ha detto: beato il paese che non ha bisogno di eroi. Forse finalmente Napoli sta cambiando, è stato. Sì, ma esattamente così. Del resto molte vittime innocenti sono morte anche per l'indifferenza dei più. Io oggi però il pensiero va soprattutto ai familiari di Silvia Ruotolo, familiari che non si sono chiusi nel dolore ma hanno lottato in questi anni per preservare intatta la memoria di quello che è accaduto e per far crescere la cultura della legalità. È straordinario il lavoro che fanno questi ragazzi nel carcere di Nisida, nella società, nel seminare l'amore rispetto all'odio. Questa è la vera lotta
contro le mafie e contro le illegalità. Si dice, qualcuno ha scritto che esistono tre Napoli, quella della criminalità, quella dell'indifferenza e quella distante. Forse c'è anche una Napoli però che ha deciso di cambiare radicalmente, che è presente qua in questa piazza con lei che rappresenta la nostra città e che finalmente vuole gridare: non ci servono eroi, vogliamo persone vive, vogliamo che non ci sia la criminalità e dobbiamo abolire la camorra. Ma io in per le verità la Napoli che conosco di più e la stragrande maggioranza dei cittadini napoletani che sono contro la camorra, contro le illegalità, gente per bene, gente da un cuore grande e dalle mani pulite, persone che vivono in tutti i quartieri. Non c'è una Napoli di serie A e una di serie B. Poi c'è una minoranza che ha scelto la camorra, che ha scelto le illegalità. Quelli che riusciamo a riconvertire sul piano morale e civile saranno i benvenuti, gli altri se ne possono pure andare da questa città, perché il futuro di questa città sarà dei ragazzi che hanno detto un no netto senza se e senza ma alla camorra. Lei proprio durante la sua campagna ha frequentato i quartieri più a rischio e più brutti, quale quello della sanità, e lei racconta sempre: all'inizio ero guardato strano, cioè avevo solo un paio di persone che mi ascoltavano, poi alla fine si è creata la folla, vuol dire che c'è proprio quella volontà che hanno visto del resto in lei. Sì, ma chi semina amore poi alla fine i frutti arrivano e sono frutti straordinari. Bisogna lottare per la legalità, per i valori dell'amore, per la dignità delle persone, per l'essere. Non conta il denaro, ma contano le persone. Oggi è un giorno importantissimo, qui al Vomero, quartiere Vomero, piazza Medaglie d'Oro, con Lorenzo Clemente. Oggi ricordiamo, finché ci sia memoria indelebile, Silvia Ruotolo, tua moglie, che 15 anni fa veniva uccisa per mano della camorra assassina. Oggi è un giorno importante perché il ricordo di Silvia più che mai è vivo con te, con i tuoi figli Alessandro e Francesco. Io penso che oggi possiamo dire finalmente che la gioia che si deve avere quotidianamente deve portarci a capire che solo con la memoria dei nostri cari, con il sorriso dei nostri cari, possiamo far cambiare le cose. E il primo esempio è quello di una scommessa, che è quella di adottare questa piazza, perché solo in questo modo possiamo testimoniare che veramente le cose possono cambiare. Lorenzo, mantenere sempre vivo il ricordo di Silvia nelle associazioni di cui tu fai parte, ricordiamo il coordinamento dei familiari delle vittime innocenti di criminalità, dietro c'è Libera, Don Ciotti, tante persone, un'unica famiglia. Eh sì, come diciamo sempre, noi abbiamo fatto un patto, che è un patto di solidarietà, nel capire che certamente mettersi assieme con dei comuni interessi possono portare tutti a rivedere un po' la propria esperienza, perché solo in questo modo veramente, come dice Luigi, possiamo essere degli uomini adulti, corresponsabili e responsabili di quello che quotidianamente dobbiamo cercare di fare. Tu sei un uomo che ha perso la moglie a 39 anni, si è trovato con due bambini piccoli, Francesco di 4, Alessandra di 10. Che cosa possiamo dire ai giovani oggi, tu che hai avuto un grande dolore, affinché non si colludano e non vadano verso l'illegalità, ma che proseguono per un cammino di legalità? Io racconto sempre il giorno in cui dovetti incrociare gli occhi dei miei due figli e rispondere ai loro perché. E la risposta è nella forza che oggi solamente i giovani in qualche modo possono dare per sconfiggere un male che purtroppo io ho difficoltà delle volte a dire, ma quasi nella quotidianità respiriamo. Però solo avendo la forza di poter cambiare le cose possiamo respirare, ecco, un'aria un po' più libera. Grazie Lorenzo per tutto grazie. Quello che fai. Grazie a voi. Oggi siamo qui a Piazza Medaglie d'Oro, quello che io mi sono permesso di chiamare Piazza Silvia Ruotolo. Siamo con Alessandra Clemente della Fondazione Silvia Ruotolo Onlus e oggi voglio farti una domanda, non so se forse tante domande ti saranno state fatte sicuramente, ma oggi ti chiedo: 15 anni fa ti affacciavi alla finestra e vedevi tua madre morire, oggi ti affacci a quella stessa finestra, cosa vedi? Vedo una Napoli che sta cambiando, perché se non fosse così, credetemi, oggi sarei sola a fare tutto questo.
Invece oggi avete anche voi raccontato e visto tante associazioni che sono venute completamente a titolo volontario qui per dare il proprio contributo, per dare il proprio colore e per cancellare il nero, no? Che è la cronaca nera della storia di mia madre. Abbiamo diritto ad un cambiamento. Leggevo il tuo articolo e mi chiedo come deve avvenire, come dovrebbe avvenire, perché qua non siamo naturalmente per fare delle lezioni, ma come dovrebbe avvenire questo cambiamento secondo il pensiero di Alessandra Clemente? Mettendosi dentro quelle che sono delle storie della nostra città che non possiamo fare finta che non esistano, che sono le storie non soltanto di mia madre Silvia, ma di tante altre vittime innocenti, e capire che se veramente ti metti dentro quel nome e ne fai memoria autentica, tu non te lo devi neanche chiedere da che parte devi stare, perché sai da che parte devi stare. Vuoi stare dalla parte che non ha ucciso Silvia, vuoi stare dalla parte che non ha ucciso Teresa, che non ha ucciso Giancarlo, e purtroppo posso farti tanti altri nomi. Tantissimo. Alcune volte avverto come quasi ci siamo rassegnati ad avere pronti, essere pronti a piangere un altro morto innocente, pronti ad avere un altro fatto di sangue nelle nostre città, ma non siamo né cristiani né civili né umani se diciamo tanto si ammazzano fra di loro o se aspettiamo la vita innocente che viene spezzata. Questa storia mi ha consegnato questa sensibilità. Non sono sola e voglio contaminare, e contaminiamoci tutti. Oggi infatti questa contaminazione, come tu dicevi, la ritroviamo. Oggi in questa piazza troviamo tutti coloro i quali tu hai definito quelli che sono giustamente contro la criminalità. Adesso dobbiamo fare una cosa, dobbiamo convincere quelli che fanno della disinformazione il loro modo di vita. Non dico tirarci dentro e far cambiare coloro che sono i criminali, ma sicuramente il prossimo passo deve essere quello di portare dentro dalla nostra parte quelli che sono disinformati. Come possiamo fare? Come possiamo convincere i disinformati? Allora, c'è anche la informazione che contrabbanda la verità in alcune storie. Io chiedo a tutti veramente di aiutare a far fare più rumore alle cose belle, perché è facile far fare rumore alle cose brutte, ma bisogna far fare rumore alle cose belle, perché sono quelle che ti alimentano una cultura della speranza e crederci. E poi il silenzio fa paura. Mi fa più paura degli spari, no? Anche chi li ha sentiti, gli spari, quelli fanno paura, ma fa più paura il silenzio e fa più paura chi non vuole sentire, chi vuole girare la faccia dall'altra parte e soltanto prendersi cura, ma in primo luogo di noi stessi, che impegnandosi significa essere vivi e quindi dare in questo modo non offese alla memoria, non soltanto di mamma, ma di delle tante vittime innocenti. Quindi io chiuderei questo incontro con Alessandra, prima di tutto ringraziandola, e quindi un invito a fare tanto tanto rumore, il rumore, quel rumore pulito, quel rumore di chi fa della lotta alla criminalità il suo modo di vita. Quindi io chiuderei questo servizio ringraziando Alessandra e salutandovi da Piazza Silvia Ruotolo, affinché questo ricordo sia sempre fermo nella nostra memoria e possa essere il punto di partenza per una Napoli diversa, una Napoli che non vuole essere più disinformata e vuole essere contro la camorra. Guarda, mi piace dire basta, Napoli deve cambiare, Napoli sta già cambiando, perché 15 anni fa non c'era questa rete d'amore per questa città, e su questo Napoli sta già cambiando. Rotti Voi Italia ti ringrazio. Grazie a voi, grazie.